Benvenuti, benvenute a tutte e a tutti a Pillole di Tecnologia, questo format all'interno della weekend di Biennale Tecnologia all'interno del Politecnico di Torino, in cui diamo spazio a raccontare le attività di vari dottorandi e dottorande che appunto stanno svolgendo la loro attività all'interno del Politecnico, in modo che appunto si possa conoscere meglio quelle che sono le possibilità offerte anche dal Politecnico e quelle che sono appunto delle prospettive, diciamo, delle ambizioni anche future dopo la conclusione di un percorso di studi. Oggi do il benvenuto a Franco Berti. Ciao, Ciao a tutti, bene, come stai? È bene, un grazie. piacere. Grazie mille per l'invito, grazie per l'opportunità che mi avete dato di essere qui e cercando di raccontarvi il mio lavoro, le mie Allora, attività. sì, possiamo entrare già nel merito della tua attività perché tu ti occupi di cyber security in ambito automotive, giusto? Esatto. Quindi in particolare di che cosa si occupa il tuo dottorato di ricerca? Ok, lasciami dire che il mio dottorato di ricerca in realtà non è un dottorato come tutti gli altri, ma è un'industrial PhD. Dunque significa che io sono impiegato di un'azienda e parallelamente svolgo delle attività di PhD come qualsiasi altro dottorato. In questo modo qua riusciamo a coniugare la ricerca con veramente i bisogni che ha l'industria. E questo è molto importante, soprattutto perché sono uno dei pochi ad oggi Esatto. l'Industrial PhD di Torino. Infatti per chi ci ascolta può essere particolare sentire appunto un dottorando che diciamo è anche impiegato in un'azienda. Quindi, Sì, però abbiamo detto che è un tipo particolare di dottorato, cioè un percorso particolare. E perché quindi un'azienda dovrebbe investire, dovrebbe appunto puntare su un percorso di questo tipo, quindi su una personalità di questo tipo, piuttosto che altre? Sì, diciamo che questo schema qua è molto usato in ambito anglosassone e attualmente in Italia la formazione di alto livello delle aziende viene dato attraverso dei master. L'unica cosa che, specialmente in cyber security, dove comunque diciamo, la disciplina non è statica, ma in continua e dinamica, in continua evoluzione, è molto importante avere qualcosa di diverso, perché il master dà qualcosa che è molto statico, invece un dottorato di ricerca tendenzialmente ti dà una forma mentis per riuscire a studiare meglio le challenge, le sfide del futuro ed è una cosa veramente importante nella cyber security perché quello che facciamo oggi, domani è già il È già passato. il passato, è tutto in continua evoluzione, quindi diciamo non si riesce a star dietro a tutto quello che va avanti. Ma hai detto che siete pochi a svolgere questa tipologia di PhD, quindi Industrial PhD. Quanti siete più o meno che svolgono anche all'interno dell'azienda o in generale più o meno? Quanti intraprendono questo percorso? Nella mia azienda, che è un'azienda di 800 impiegati, 3-4 persone sono industrial PhD e all'interno del Politecnico non so bene quanto siano il numero totale, ma all'interno del mio dipartimento, il Dawin, siamo in tre. E credi che questo potrà essere, diciamo, un po' la direzione verso cui si andrà all'interno anche delle aziende, all'interno diciamo, delle assunzioni? Si andrà verso sempre di più la preferenza di questi industrial PhD o proprio per il vantaggio che hanno all'interno dell'azienda? Secondo me è il futuro, perché comunque investi su una risorsa, gli dai le competenze per crescere autonomamente, mentre altri tipi di formazione sono molto statiche. Quello che apprendi rimane lì. Entriamo più nel dettaglio della tua attività e di quello che svolgi, appunto. Allora, ti occupi di cyber security in ambito automotive, ma diciamo materialmente, quindi nel quotidiano, di che cosa, diciamo, qual è la differenza tra la cyber security in quest'ambito oppure la cyber security che noi banalmente conosciamo e percepiamo come un qualcosa appunto appunto più informatico, dovuto alla sicurezza informatica e non l'associamo a questo tipo di ambito? Sì, diciamo che la cyber security come la percepiamo noi quotidianamente, noi la chiamiamo Enterprise IT Security, che è praticamente la sicurezza rivolta alle infrastrutture IT, dunque alle reti,
alle connessioni che può essere dal PC agli smartphone e via dicendo. Mentre la cyber security in ambito automotive viene considerata cyber security for embedded system e viene anche chiamata cyber security di prodotto. La principale differenza sono gli attaccanti, perché nella cyber security di ogni giorno, noi possiamo leggerlo quotidianamente sui giornali, gli attaccanti, gli hackers possono essere dei gruppi criminali, possono venire dallo stato estero, non sappiamo bene chi ci sta attaccando. Invece sulla product cyber security, dunque su una sicurezza di prodotto, il principale attaccante, sembra strano dirlo, ma è il proprietario stesso del bene. E quindi in ambito pratico questo come si traduce nella tua attività, diciamo, che svolgi anche all'interno dell'azienda? Quindi cosa fondamentalmente fai per appunto migliorare la cyber security all'interno dell'azienda, appunto riguardo l'autoveicolo? Sì, diciamo che quest'anno la cyber security in ambito automotive, dunque in ambito dei veicoli, è un argomento molto caldo. È molto caldo perché a partire da quest'anno, da luglio praticamente, su tutto il territorio europeo, per vendere un nuovo modello di automobile bisogna sottostare a un ciclo omologativo che è focalizzato interamente sulla cyber security. Questo significa che tutti i car makers, gli OEM, devono sviluppare dei prodotti che rispettano almeno un livello minimo di sicurezza. E quindi perché è così importante parlare di, appunto, di cyber security anche per quanto riguarda un veicolo? Beh, per un veicolo la cyber security è molto importante, perché nel veicolo la cyber security va a braccetto con la safety. Dunque un veicolo sicuro in termini di attacco, di sicurezza. E anche sicuro per chi lo utilizza anche, quindi. Esatto. Purtroppo gli inglesi dividono bene security da safety, invece noi li percepiamo come se fossero un'unica cosa. Ecco perché la cyber security magari per noi è più un qualcosa legato all'informatica, banalmente al PC, al computer, invece c'è un mondo dietro, appunto ci stai dimostrando che è applicabile a oggetti di vita quotidiana, diciamo, come appunto gli autoveicoli. Uno non si aspetterebbe mai di parlare di cyber security all'interno dell'automobile, però appunto dicevi che è utile appunto anche per la sicurezza, ad esempio, dei passeggeri proprio. Sì, diciamo che permette di aumentare la sicurezza dei passeggeri e di tutte le persone che stanno accanto. All'interno dell'azienda, diciamo, che in cui appunto lavori, in cui stai svolgendo questo, intanto da quanto tempo stai svolgendo questo? Sono entrato nel terzo anno, dunque quest'anno dovrei finire, il mio ultimo anno. E poi, diciamo, le prospettive future riguardano sempre la permanenza nell'azienda, oppure quali sono i rami che si possono aprire, le strade che si possono aprire dopo un percorso di PhD particolare come questo? No, certamente rimanere in azienda, ma come detto prima, visto che la cyber security è una sfida quotidiana, tendenzialmente la forma mentis, le competenze e il modo di operare che, diciamo, ho acquisito in questi tre anni mi saranno molto utili in azienda per portarmi a disegnare e sviluppare una cyber security che sarà a un livello superiore rispetto alla concorrenza. Io ti ringrazio per averci aperto a questa nuova conoscenza, a questo nuovo ambito che appunto io personalmente sicuramente non conoscevo. In bocca al lupo per tutto, grazie per aver partecipato a Pillole di Tecnologia. Grazie a voi.